Ugo ci diceva, ci sconsigliava di fare tanto. Aveva capito che il mestiere è veramente pericoloso. È pericoloso non solo perché uno su mille ce la fa, perché è così. È pericoloso perché, a differenza degli altri mestieri, dove usi una materia esterna per trasformarla, l'architetto disegna una casa, poi porta gli schizzi al suo cliente, al suo, e quindi dice: sì, bello, però farei una cosa, dice, allora mette in crisi il suo disegno, mette in crisi la persona. Invece l'attore va a fare un provino, finalmente l'hanno chiamato, sto cacchio di telefono, non scriva mai, e tu vai lì e fai il tuo provino. Com'è andata? No, sei bravo, sei bravo, è che sei un po' troppo giovane, oppure sei un po' troppo vecchio, oppure sai cosa c'è? Sei troppo simpatico per questo ruolo, cioè non sei mai quello giusto, no? Quello adeguato. E questo, diciamo, alla tua psiche non è che fa tanto bene. Il mio primo film, che era tratto da una commedia di Claudio Bigagli, piccoli equivoci. A un certo punto Bigagli lo fa dire, credo a Castellitto, lo fa dire, metti in bocca queste parole, dice: perché vedi, un fruttivendolo che non vende la verdura rimane un fruttivendolo, ma un attore senza una parte, che cazzo è? Cioè l'attore senza un ruolo, senza il suo personaggio, è come svilito di una parte di se stesso essenziale. Tuo padre ci ha regalato forse uno dei ruoli più belli della storia del cinema italiano, quel Baggini, che è un attore che cerca un ruolo, no? E che si mortifica fino in fondo pur di cercare un ruolo. È forse uno dei personaggi più rappresentativi del mestiere dell'attore. È l'attore fallito, è l'incubo di tutti gli attori. C'è Haber, che ha fatto la sua biografia, dice: volevo essere Marlon Brando, Ma in realtà volevo essere Gigi Baggini. ma in realtà volevo essere Gigi Baggini. E lui, quando parla di Baggini, piange ogni volta, si commuove, perché È più sa. straziante. Perché è straziante, perché sa che anche lui ha rischiato di essere Gigi Parliamo del Baggini. ruolo che Gianni Luca Tognazzi interpreta nel film di Pietragge, io la conoscevo bene, se non l'avete visto, Film penso di meraviglioso, guardarlo. film tra i tanti dimenticati nei cassetti. Siamo un paese arido, questo, non dimenticare la nostra storia. Nietzsche diceva: l'oblio è una facoltà attiva. Che è interessante un'affermazione, cioè non è che si dimentica per caso, ti puoi dimenticare qualche cosa. Allora un paese che dimentica i propri monumenti, dimentica la propria storia dell'arte, dimentica i propri attori, insomma un paese bello perverso. In Francia non sono così, se tu passi la frontiera a Ventimiglia ti rendi immediatamente conto che sei in un altro paese, un paese che ama. Noi purtroppo abbiamo questa capacità critica che ci fa anche molto bene, ci ha fatto crescere molto, però mi sono fatto anche tanti danni. Leggenda vuole, non so se sia vera questa cosa, però Ugo raccontava che quando gli offrivano i mostri, lui disse al produttore, Cecchi Gori, gli disse: ok, il film lo faccio, perché è bello, poi lavorare con Vittorio, ci lavorava sempre. Di lavorare con Dino Alisi era una passeggiata di salute, erano tutti e due del nord, va bene, si capivano. E dice: poi c'è quell'episodio, il primo episodio, Educazione Sentimentale. Dice: lo so che è scritto per caso, si vede, è per caso, però o mi fate fare quell'episodio o non faccio più. Adesso io non credo che abbia proprio detto Detto così, così. Ma perché voleva fare però proprio quello? me la porto a casa, eh? Perché voleva fare proprio quello? Perché c'era un bambino piccolo e quindi quello magari, intanto che sono le vacanze di Ricky, lo posso fare con lui. Però se ci pensi, quel personaggio è proprio perfetto per caso, perché il padre da una parte severo, dall'altro cazzone, qualunquista, pieno di prosopopee, di cose. Insomma, era proprio giusto per caso. Ugo l'ha fatto a modo suo.
meglio, peggio, l'ha fatto a modo suo. E Gasman chissà quale che ha fatto che avrebbe dovuto fare. Adesso l'altro giorno, non sono potuto andare, c'era un'edizione dei Mostri con due episodi nuovi, mai visti. E purtroppo non sono potuto andare alla casa del cinema, li dovrò recuperare. Comunque pare che fossero tutti e due comuni. Ecco, quindi c'è ancora molto da scoprire. C'è ancora molto da scoprire. Non soltanto dell'attore, ovviamente. E...